Sono andate in scena questa mattina al Salone delle Bandiere le premiazioni del terzo concorso di ceramica a tema libero, riservato alle scuole elementari e medie faentine, con i bambini delle diverse classi impegnate a realizzare elaborati che da oggi sono in mostra nelle grande sala di Palazzo Manfredi. Per le classi terze della scuola primaria, il premio è andato alle 6 sezioni delle Carchiedio, che si sono ripetute anche nella categoria riservata agli alunni più grandi di un anno, in compagnia della 4A e 4B delle Pirazzini e della 4C di San Rocco. Alle Carchidio anche il premio dedicato alle quinte, mentre nelle tre classi delle scuole medie a primeggiare sono stati gli studenti dell'Istituto Europa. È un concorso di ceramica a tema libero e la cui idea è partita da Piero Ravagli, presidente dell'Associazione Ex Allievi Ballardini, che è il vice sindaco, assessore alla cultura e alla ceramica e presidente di Ente Ceramica Massimo Isola, ha accolto subito con entusiasmo. Facciamo un bando che viene inviato alle scuole a inizio di anno scolastico e poi durante l'anno le insegnanti e gli insegnanti organizzano i ragazzi a fare questo lavoro così importante e creativo utilizzando appunto la terracotta e poi maiolicandola esattamente come la ceramica di Faenza. Nel mese di maggio appunto una giuria appositamente costituita sceglie diciamo i premi per questi ragazzi, quindi premia la prima, la terza elementare, la quarta, la quinta, la prima, la seconda media e poi facciamo questa festa finale che è appunto la festa della ceramica, la festa dei ragazzi e delle ragazze che hanno partecipato durante l'anno scolastico a questo concorso. Ecco, i ragazzi che cosa hanno realizzato? Allora, i ragazzi hanno realizzato chi delle formelle e chi invece delle vere e proprie oggetti plastici e prendendo spunto o da diciamo da un percorso storico come possono essere gli antichi egizi che sono la storia che studiano nella quarta classe elementare oppure prendendo spunto dalla letteratura come può essere il Piccolo Principe oppure prendono spunto dalla città, prendono spunto dai luoghi, dalle chiese, dai monumenti, dalla fontana oppure prendono spunto dalla natura, i fiori o addirittura immagino il mondo che vorrei. Altri poi invece più grandicelli, quelli delle medie, invece prendono spunto da grandi artisti che hanno contrassegnato la nostra storia nel secolo scorso, quindi Morandi, Picasso, Miró, e realizzano delle opere tridimensionali di quadri che loro hanno potuto studiare e osservare. Appuntamento quindi all'anno prossimo? Sicuramente l'anno prossimo, sempre con la collaborazione di tutti gli enti, quindi Associazione Ex Allievi Ballardini, Ente Ceramica, ma anche Rotary Club e Comune di Faenza, più tutte le scuole, faremo la quarta edizione del concorso della ceramica a tema libero. Quindi ci ritroveremo sicuramente quest'altro anno a questa stagione con delle opere ancora bellissime fatte dai ragazzi. Federico Lega per Faenza Web TV.